conoscenza del mondo, inclusione e rispetto. Leggere le storie permette di affrontare in modo meno diretto, a volte più scherzoso, a volte più gradevole, tematiche che magari in modo diretto sarebbe difficile porre ai bambini. Attraverso la narrazione si possono raccontare ai bambini tante cose che riguardano il mondo che magari non si affrontano direttamente. Oltre a quello detto prima, significa anche capire che la fantasia e la possibilità di immaginare mondi diversi o di immaginare situazioni diverse fanno sì che da grandi siamo un po' più aperti verso il mondo, verso chi lo abita. Ma sicuramente quello che è cambiato è la velocità. Cioè, un tempo ci si riusciva a concentrare di più su narrazioni anche più diluite. Adesso vedo che c'è una difficoltà a prestare attenzione alle narrazioni troppo articolate, troppo dettagliate. Cioè, c'è più la tendenza a catturare l'attenzione in modo rapido. E questo, se vogliamo, è anche più difficile, perché è più difficile scrivere in questo senso. Forse anche per questo arrivano tante proposte banali. Ma io sono convinta che tutto ciò che comporta varietà sia solo positivo e che si procederà parallelamente. Ci sarà il libro cartaceo che ha determinate caratteristiche, ci saranno i libri digitali o comunque i prodotti digitali o la realtà aumentata che avranno altre caratteristiche e altri tipi di fruibilità. Sono due mondi che possono procedere e convivere tranquillamente e anzi supportarsi o stimolarsi a vicenda. La capacità narrativa per quanto riguarda le storie, originalità in entrambi i sensi, sia nel senso delle illustrazioni sia nel senso delle storie. Per originalità intendo personalità, non necessariamente cose strane, però che ci sia della personalità. La cosa più frequente è la banalità delle storie e la banalità delle illustrazioni.